Lei il vaccino lo farebbe o no a gennaio? Bene, allora io le voglio leggere una cosa, Tonia, e poi le rispondo, va bene? Allora, l'annuncio dei dati preliminari di Pfizer per il suo vaccino Covid-19 da parte della stampa, senza alcun dato di supporto, ha tutte le caratteristiche degli annunci fatti da Gilead nel suo Remdesivir, che purtroppo non è riuscita a essere all'altezza delle aspettative suscitate dal clamore delle dichiarazioni. Dobbiamo sperare che il vaccino vada meglio man mano che emergono altri dati. Abbiamo di questo almeno il protocollo, ma né questo, né nessuno degli attuali esperimenti con il vaccino Covid ci dicono se un vaccino sarà in grado di prevenire malattie gravi e la morte. Questa cosa, Tonia, non l'ho scritta io, è l'editoriale di British Medical Journal, la più autorevole rivista medica del mondo. Ieri, su Washington Post, i medici, l'Associazione dei Medici Americani e delle infermiere hanno detto che non promuoveranno l'uso del vaccino a meno che non emergano i dati. Io non ho cambiato mia Almeno. posizione, a meno che non vengano resi pubblici i dati. Ma può essere mai che chi si occupa di mettere insieme i dati, di vagliarli, di fare sintesi di dati, sia così irresponsabile da lasciare che venga messo in commercio un vaccino che ci lascia rischiare la vita o in qualche modo qualche conseguenza grave? Mi Ma perdoni, ma guardi, questa. io non dubito che tutto quanto verrà fatto con la buona fede e con rigore. Comunque sta di fatto che il difetto è nella procedura affrettata. Si ricorda Gilead e il Remdesivir? È stato approvato. È un farmaco che ha degli importanti effetti collaterali. Poi adesso si scopre che non va bene e che adesso tutta la procedura di approvazione è in revisione. Cioè, di queste cose bisogna rendersene conto. Cioè, ci sono delle procedure che sono accelerate e che hanno intrinsecamente dei rischi. Non lo dicono tutti. È solo questo che è un paese provinciale e che si pensa che se uno emette una frase che può far chiedere soltanto trasparenza, si scatena un putiferio, ma il putiferio si dovrebbe scatenare, mi scusi, sul fatto che abbiamo 15.000 morti, non su una cosa ovvia come quella che ho detto io. È stato l'unico a dirlo, per la verità, professore, quindi forse questo ha, insomma, un po' sconvolto. Purtroppo, guardi, purtroppo in Italia ci sono poche persone che pensano indipendentemente e ci sono poche persone che non hanno debiti di silenzio. Però io ho parlato in una conferenza che aveva un pubblico prevalentemente interessato alla scienza e quindi io ho con schiettezza espresso quello che pensano tantissimi scienziati in tutto il mondo. Cioè, io non capisco perché questo dibattito si possa fare tranquillamente in Inghilterra, si possa fare tranquillamente in America e qui praticamente immediatamente debba essere un discorso di contrapposizione tra chi è a favore del vaccino e chi non è a favore del Una vaccino. domanda, professore, lei a gennaio, stando le condizioni ad oggi, cioè le cose che conosciamo oggi, il vaccino se lo fa o no? Se lo farebbe o Sulla base delle coscienze che abbiamo oggi, non me lo faccio. no? Ah, quindi lo conferma. Professore, il direttore dell'AIFA ha detto che Crisanti era stanco, dovrebbe chiedere scusa. Le domando, lei chiede scusa oggi? Ma io direi che loro dovrebbero chiedere scusa perché hanno approvato il Gilead in modo affrettoloso, allora. Quindi lei non chiede scusa per quello che ha detto, naturalmente, mi No, pare di scusa, capire. perché hanno chiesto scusa perché il Remdesivir l'hanno approvato frettolosamente e poi è risultato non essere buono? Chiedessero loro scusa di questo, che è molto più importante. Senta, professore, le posso chiedere se mai questo vaccino passasse il vaglio delle autorità e riuscisse ad avere quelle caratteristiche di informazioni e di trasparenza che lei oggi sta domandando, direi in maniera inequivocabile? Secondo lei si dovrebbe pensare anche a prevedere una obbligatorietà di questo tipo di vaccino? No, guardi, l'obbligatorietà io penso che non si debba prevedere per una semplice ragione, che più persone fanno vaccino, più si avranno dati a disposizione e quindi più saremo sicuri che il vaccino non ha effetti collaterali importanti. Ma questa è una cosa che avviene normalmente. Guardi, non esiste da nessuna parte che un vaccino che passa per un processo accelerato diventa obbligatorio. Ci si assumerebbe delle responsabilità gigantesche. Le sue perplessità sono, puoi chiedergli soltanto sul vaccino Pfizer o su tutti anche gli altri vaccini? E con questo ci salutiamo. A te, buon lavoro. Ottimo, grazie Iana. Allora, professore, ha sentito la domanda della nostra collega Iana Gagliardi? Guardi, io non ho nessuna perplessità su nessun vaccino, io ho delle perplessità sul processo. Qualsiasi vaccino che è approvato con un processo accelerato merita lo scrutinio
attento della comunità scientifica. Solo questo dico. Professore, ma questo scrutinio non c'è stato secondo lei o non lo sappiamo noi? E non lo sa Ma neppure guardi che lei. lo scrutinio della comunità scientifica avviene nel momento in cui i dati vengono rilasciati, ma non i dati aggregati, i dati grezzi. Questo ancora non è avvenuto, ma guardi, ma non sono solo a dirlo. Il Centro di Salute Globale dell'Imperial College, che è praticamente l'autorità mondiale su questo campo, anche ieri, sempre su British Medical Journal, lamentava questa mancanza di informazioni. Ma Quindi lei. guardi che se più scienziati lamentano la mancanza di informazioni e più la pretendono, più la gente si fida. Ma è possibile che non si capisce questo meccanismo?